Basta, gente del vlog, oggi è lunedì 21 agosto e l'America sarà sotto eclissi solare. Non ho nemmeno gli occhiali per vederla. Mi armo dei miei occhiali da sole perché una protezione comunque ci sta, ci vuole, che se insomma non è che sia granché. Non si vede niente. Ok, siamo live e sono riuscita a farvi vedere l'eclipse... mischio l'italiano all'inglese, l'eclissi live. Sono proprio multitasking, adesso non so come aprire la porta però. Oh, si vede! È abbastanza buio, non è completamente buio però è abbastanza buio. Forse perché è nuvoloso, non so, ci sta anche che sia per l'eclissi, chi lo sa. Ecco, nel vlog si vede. Vlogging! Here we go. Yeah! We're vlogging! Oh my god! This is Jada! Hi. Well, you've already seen her, but that's Jada again. We're gonna have lunch. McAllister's and Jada. Mm-hmm. Yeah, so what? Oh, well, this. The potato was bigger than my head. Collab sandwich and strawberry lemon. Jada again. And bros. We are fat. Mm-hmm. Ok, qui in America funziona così, praticamente i senior comprano i parcheggi e poi li dividono. Vi faccio vedere quanto sono grandi le macchine qui in Texas, ecco, vedete questa qui accanto, dietro di me. Ok, sono appena tornata a casa, stavo un attimo leggendo i messaggi visto che fuori non ho internet e guardate chi mi si presenta alla porta. Michelle High School 2016. Oh yeah! Mi sono pure ritrovata nel muro. I'm just record people going out of class. Hi! You. You're famous in Italy now. Say hi! Hi! People in Italy, I missed you never so much. Hi! Hello, this is Coach Mayfield. And who are you? Who am I? Yeah. I'm your favorite teacher. Oh yes. Still here. No, say hi, it's a video. You're gonna be on YouTube. Yeah. Hello. Bye. Appena rivisto tutti i professori e i ragazzi che sono ancora qua. Molto molto strano essere qua. Appena stati da Dunkin' Donuts perché siccome è il mio penultimo giorno dobbiamo fare le grasse e mangiare. Non ha l'aspetto di un donut perché è tipo una cosa con la cannella. Tanto lei non sa che cosa fare. Where to go? I think you have to go that way. Well, I wouldn't go that way. I think you have to turn somewhere right there. Oggi è il mio ultimo giorno qua e stiamo preparando da mangiare per stasera. Cucineremo italiano. Hi papa. Hi. Ciao. Loro sono i miei aiutanti. Siamo per fare il ragù per le lasagne e per gli gnocchi. She makes the white wine.
red wine. Ching ching. Ching ching. To our ching ching to our Italian granddaughter. Looking good. Yep. Italian music on the background. Oh wait, let's turn it up. Hold on. Le lasagne sono pronte e sembrano venute molto bene, anche se non le avevo mai fatte prima. Hi Fallon, how was school? Bastian, say hi. Hey, what's up? You too. It's like a vlog, so you're gonna meet it. Yeah, I'm vlogging. Of course, Italian pesto. So we have gnocchi with pesto, gnocchi with something, sale. How was Italian food? Oh my gosh! It was, do you like it? How do you say wonderful in Italian? Delicioso. Buonissimo. Buonissimo. It was buonissimo. It was bueno. It says pizzuki. A pizza made out of cookies and brownies. Pizzuki. Do you like it? Do you like it? People? Yes, I'm a professional vlogger. Vlogger. What? Vlogger. Ok, gente del vlog, ho appena finito di fare la valigia, ho dovuto togliere miliardi di cose perché era ben 4 kg più del normale. Grazie. Hey Jaida. Hey Jaida. Are you vlogging? I'm vlogging. You what? Vlogging. I'm vlogging. Vlogging. We're looking at the pictures in the yearbook and she just found herself. Such an ugly picture. Jaida and me. I look like when I was like 6 years old in the picture. What are you doing? Say bye. Bye Jaida. You better put me in your YouTube video. Yeah, I will. You better. Sono le 6 di mattina, credo. Non lo so, mi sono svegliata alle 5 e mezzo. Bye Fallon. Bye bye. Bye, Lexi. Bye. So say bye to the vogel. Why is it vogel? Because it's funny. C'è stato un problema con i voli. Hanno spostato, cioè il mio volo è in ritardo. Non riesco ad arrivare a Dallas in tempo per prendere il volo successivo. This is a video or a picture? It's a video. Bye. Bye. Come vedete sono in una stanza d'hotel e praticamente ieri mattina, sì, American Airlines mi ha fatto perdere il mio primo volo. Cioè non è che me l'ha fatto perdere, l'ha fatto partire tipo 3 ore dopo. Perciò sono arrivata a Dallas troppo tardi per prendere il volo successivo. Mi hanno messo in stand by per un altro volo con cui avrei potuto raggiungere New York in tempo, ma ovviamente non mi hanno fatto salire. Perciò sono salita al volo dopo, sono arrivata a New York ben 8 ore di ritardo per prendere il volo che avevo con United. Siccome avevo i voli separati, ovvero Amarillo-Dallas, Dallas-New York con American Airlines e poi United per arrivare a casa, mi è toccato spostare il volo di United, pagare per spostare il volo di United. Sono arrivata a New York, che mi avevano detto quelli di American Airlines che mi avrebbero dato una stanza d'hotel visto che mi hanno fatto perdere tutti i voli, e non me l'hanno presa. Perciò sono arrivata a New York che non sapevo cosa cavolo fare. In Italia era notte, ho chiamato i miei, per fortuna mi hanno risposto, e mi sono dovuta trovare una stanza d'hotel, prendere un taxi e venire qua. Dico io. Perché?
Adesso sono quasi le 11 di mattina, devo uscire dalla stanza perché il check out è alle 11 e prenderò la navetta per andare all'aeroporto, poi aspetterò là fino alle 15, prenderò un volo per Washington e finalmente un volo per Roma dopo ben più di 24 ore.